Otto persone residenti nelle province di Avellino, Salerno e Napoli sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura. Uno degli indagati è in carcere, quattro domiciliari, per gli altri tre è stato disposto l'obbligo di dimora nei comuni di residenza. Gli indagati devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo a sistemi telematici e riciclaggio. Secondo l'accusa, con il sistema del phishing prosciugavano i conti correnti di ignari risparmiatori che fornivano loro informazioni personali e codici di accesso bancario. L'avvio delle indagini nel 2021 a Solofra, in provincia di Avellino. I carabinieri durante alcuni controlli scoprirono che una coppia di fidanzati aveva telefoni cellulari e carte di credito intestati ad altre persone. Le indagini, coordinate dal procuratore di Salerno Giuseppe Borrelli, hanno fatto emergere l'esistenza di un gruppo criminale operante anche all'estero che riciclava denaro sottratto ai correntisti. A farne le spese è stato evidenziato anche una coppia di Milano, dal cui conto bancario contestato sono stati portati via 125.000 euro trasferiti su conti correnti e carte prepagate degli indagati. Ancora da quantificare l'ammontare complessivo della truffa, ritenuto comunque ingente.